sono qua. Ora, extra. Cucù, ma va là, venga qua, extra. Cucù, hola, dove va? Come sta? Tutto qua, extra. Cucù, cosa fa? Sempre là, la hola, extra. Cucù, che ha? L'acqua va da là, acqua. L'acqua va da là, extra. Descrizione del simbolo extra. Il simbolo è costituito da un punto di domanda capovolto che ricorda la figura di un amo da pesca. C'è una farfallina di profilo con mesca, simbolo di primavera e metamorfosi. Nel profilo interno dell'amo si può notare il seno di una donna, una tetta con la pancetta. Ci sono i colori verde, bianco e rosso ad indicare l'Italia, ed inoltre ci sono tre stelle italiane. Il significato più immediato potrebbe essere: amo anche le stelle d'Italia. E per me le stelle sono le donne, in quanto se si incazzano fanno luce, poche fiamme. Si legge la parola extra, in cui è presente la lettera E, simile alla lettera psi greca, ad indicare la psiche della persona. Espressione, che secondo me è la cosa più importante che abbiamo, più importante dell'estetica del corpo e più importante anche dei muscoli, in quanto è proprio la psiche che governa la forza e l'energia dei muscoli. Ci sono le lettere C, S e T unite a formare un bellissimo numero 5 che sta ad indicare i 5 sensi della persona. Quindi abbiamo anche la psiche, attraverso i 5 sensi percepisce la realtà, riflette e ama. Per ultimo, la parola extra, se viene letta al contrario, può dare a te. Grazie e arrivederci. Un granellino di sabbia ad ogni stella. Extra.